Bentornati amici miei. Allora, Fallout New Vegas, lanciamo. Spero che si senta bene, forse un po' troppo alto. Test, 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 pro, 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 test, test, test. Ok, allora ragazzi, dove siamo arrivati? Dobbiamo soltanto andare da... mi ricordo, eravamo in marcia per andare da Great Khan a vedere un po' che tipo di persone sono, per decidere un pochino anche delle loro sort lì, perché abbiamo visto quasi tutte le fazioni tranne i Great Khan. Dopodiché siamo già arrivati al punto in cui dobbiamo andare a Yas Man a vedere che cosa si può fare, perché se non ci sono altre linee di quest, sostanzialmente è già il momento di sfanculare un po' di persone tipo, come si chiama quelli là, tipo Caesar, no? Perché Caesar purtroppo credo proprio che l'ultima cosa che posso fare prima di Caesar, prima di ammazzarli, prima di distruggere il loro campo, è vedere se riesco a fare un ultimo livello, arrivare a un livello di disarmato 50. Ok, e una volta che ho fatto il livello di disarmato 50, mi insegnano il suo legato, là, mi insegnano... mi insegnano un po' la lotta libera. A quel punto è una skill che comunque mi potrebbe servire, quindi insomma, prima di mandare tutto a fanculo, prendo questa informazione, prendo questa skill della lotta libera da uno dei loro legati e provo anche a fare le... La lotta lì nell'arena, no? Perché c'è un'arena. Credo proprio che se io faccio la lotta, se arrivo in fondo alla lotta dell'arena, penso proprio che a un certo punto mi devo trovare ad affrontare quel suo generale, il generale di Caesar, molto molto aggressivo, molto figlio di puttana. Ok, quindi là, se io per qualche motivo nell'arena dovessi affrontare sto tizio, dovessi sconfiggerlo, d'accordo? In tutta probabilità potrete assumere io il ruolo di generale di Caesar, no? Ma che arma c'ha quella lì? Comunque, vabbè, sono tutte congetture. Voglio vedere dove mi porta quella possibile. Se mi porta da qualche parte. Ma che arma c'ha? Che bella pure quell'arma. Cuc-cuc? Ah! Va bene, ragazzi, mi sembra un po'... Cioè, quello che sta succedendo è che... È che Cuc Cuc è morto. È morto! C'era un accampamento di... Interessante accampamento di demoni. Va bene. Allora. Bello. Testa di Cuc Cuc. Vabbè, chissà che dobbiamo... Vabbè, Potifan l'avevo detto fatto meglio, effettivamente. Vabbè, comunque. Mucche. Allora. Ecco, Distribuiamo il peso. sì, tu c'è una... Ti devi tenere una... Queste le rivendiamo, d'accordo. Lancia fiamme. Magnum misteriosa? No, Magnum misteriosa mi piace. Allora, lì, revolver Magnum, carabine stout, queste non le teniamo. 5 mm le teniamo, va bene. Vuoi armatura metallica? Vediamo un po' se la puoi utilizzare. Vai, queste sono tutte. È un'armatura rara, quindi vediamo un po' se la indossi. No, vabbè. Salvato il giro. Abbiamo ammazzato Cuc Cuc. Chissà come ci torna. Qua c'è un pezzo di mandibola di Cuc Cuc. E tra l'altro c'ho la sua testa. Vabbè. Ma tra l'altro, ma che cacchio? Ma di che te facevi Cuc Cuc? Ma per carità, ma poi sei un uomo, una donna, un uomo? Vabbè. Allora, vediamo un po' questo accampamento dei demoni se aveva qualche cosa di interessello prima di proseguire. Qua che è? Carne di bramino, vabbè, prendiamoci tutta sta roba. È gratis, d'altra parte, vabbè. Vediamo un po' chi altro abbiamo. Munizze. Vabbè. Uno della Sadis, fucile da caccia, ammazza. Vale un bel posto fucile da caccia, ragazzi, eh. Vabbè, salve, è stato un piacere. Che cosa abbiamo qua?
Io, cioè, io ho raccolto la testa perché me l'ha fatta prendere, però in realtà se vi vedete ci stanno le orbite che stanno qua, un pezzo di mascella che sta qui, oh, che cosa mi è rimasto della testa? Questo che è? Pezzi di cranio, addirittura qua c'è un pezzo di fil, mi sembra di colonna vertebrale, insomma che schifo ragazzi, vabbè, è stato comunque uno scambio interessante, vediamo un po' se c'è qualcos'altro. E basta, e proseguiamo. Ma questo luogo c'ha un nome oppure è un caso? Ingresso occidentale, rovine di South Vegas, vediamo. Oh, vogliamo entrare a vedere di che trattasi. Aumentiamo un pochino la... Sono contento, qui, aumentiamo un pochino il carisma. Sì, il carisma, la... come si chiama la... Ci siamo capiti, no? Il karma, no? Così è abbastanza contenta la tizia. Vabbè, c'è un bel po' di gente da ammazzare qua. Faccio niente schifo a sparare. Fanno più schifo loro, c'è da dire, eh. Però questo com'è morto. Allora, non lo prenderò mai. Roba che si rivende, tutta roba che c'ha un valore nel momento in cui si rivende, insomma. Cioè, fare queste stragi mi serve perché rivendo le loro cose, sostanzialmente. Vabbè, sono meno male. Perché mi dà un segnalino in uno dei personaggi che vedo là? O è un caso? Raga, ma che schifo fate qua, per l'amor del cielo, cos'è sto luogo? Ecco. Ah, beh, ma questo... Ok, no, questo è l'ingresso del volto. Ma perché già non lo conoscevo già questo posto? Scusa, eh. Oltre... Vabbè. Vabbè. Mi piace la vista del tuo sangue. Beh. Ma quello lì è il tuo, però! Guarda, se sta a distanza deve fare il 14% di spazio. Amica! Signorina! Che poi se demoni non so male per niente. So succubi. Ok. Vabbè, ma mi stai a sparare con Varmint. Ma dove credevi di andare? Cioè, che tipo di successo pensavi di ottenere col Varmint? Sparami con fucile a tappi a sto punto, non lo so. Vabbè. Anche questa è fatta là. Si va da qualche parte qua? No? No. Ok. Torniamo a noi. Crime spree. Vai. Riprendiamo il nostro calmino. Andiamo là.
Scusa, è un'area di sosta. Cos'è sta polvere? Ah, radioattiva. Però intendiamoci, sono armatura atomica. Poseidon, eh? Mazza la gente che dice, ma che ci so, che so, bagarozzi, scorpioni, che è? Ah, direi. Oggetti, aiuto. Radix. Patata fresca. Amico! No, Violet! Vabbè. Testa di Violet. Ah, quindi va. Immagino cosa posso aver fatto. Ale! Allora, ci abbiamo fatto. Quindi sostanzialmente facciamo disarmata fino a 50. Non c'è dubbio. Va bene. E dopodiché possiamo proseguire su medicina. Fatto. Ok, quindi ci sta qualche missione da qualche parte che prevede carne umana, ma siete schifosi. Che prevede la raccolta alle teste di questi predoni. Vabbè, io già mi sto portando avanti. Va bene. Qualche altro. Questi stavano, quelli stavano accampati a South Vegas. Questi stanno accampati in dei roulotte. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Chiave inglese. Acqua sporca da bibite. Munizze, cella. Missile. Addirittura missile. Armadiello qua che è stabile. Boh. Ok. Mi pare io mi sono fatto la rigenerazione, giusto? Mi sono fatto l'impianto di rigenerazione, quindi dovrei a un certo punto guarire automaticamente, giusto? Tizia, ti devo dare un po' di cosette. Allora. D'accordo. Vediamo cosa sai fare. Queste non le vuoi, eh? Già, perché è 12. Ale. Qualcosa di interessante qui, eh? Munizze sempre buone, munizze sempre buone. Super Steampack va bene. Che avete fatto a sto amico? Ah, lo siete mangiato banalmente, va bene. Ok. Basta, mi pare, no? In una dormitina, visto che abbiamo passato la notte svegli e all'addiaccio. Tappo. Niente. Ma che è sta musica? Fatemi lottare come si deve, ragazzi, eh.
quella è Violet, d'accordo. Ok, allora. Gli Omerta non sono più una minaccia, però effettivamente vorrei farli secchi veramente. Cioè vorrei irrompere nel casino degli Omerta con le armi spianate. Non sarebbe male, insomma. Vale. Vediamo cos'altro ci riserva il destino. Dunque, qua vedo delle montagne. Mi dice che i Gretkan sono là sopra. Possibile? Ma qui sono degli alberi. Allora, non mi conviene fare così, mi conviene un minimo seguire il sentiero, perché devo dire che si sono un pochino raffinate rispetto a Skyrim, no? E quindi montagne troppo ripide non te le fanno, come qua vedo che sono, non te le fanno scalare, sono veri e propri, come dire, ostacoli, no? Diamoci da fare. Poverino, poverino, mi dispiace. Mi dispiace sempre quando si mettono le manine in faccia con i giochi. Qui Geci. Beh, ma qua che cos'era? Mappa di chance. Era quel... Questo dobbiamo capire che cos'è. Dunque, ce l'abbiamo salvato. Ci abbiamo salvato. Quando vogliamo torniamo. Va bene. Cosa sono quelle schifezze là sopra? Le sto vedendo soltanto adesso. Andiamo a vedere. Ma chi è? Boh. Ok. Sarà opera dei demoni? Sarà opera di Khan?
Red Rock Canyon. Dove sono andati qui due? Ok. Allora, là è Bonnie Spring. Andiamo qua a destra. Salve, c'è qualcuno in casa? C'è manco un armadietto apparentemente. Va bene. Vai. Amici, sto cercando il Grab Can. Pure non c'è traccia, non ce n'è manco nessuno in giro. Ah, ecco, vedo degli accampamenti là. Vedo delle tende. Che siano loro? Salve. Non è brutto sto posto, eh? Vi siete insediati bene. Guardate un po' gli orchi di Warcraft, c'è da dire, quindi è opera vostra. Si spaventa passare, ci sono in giro, roba vostra, vabbè. Salgo dal vostro capo, dai. Ci vediamo, eh. Ma siete veramente Tauren, cioè, guarda qua. Guarda che imbecille, va. Gente che ha i test in mano, boh. Vabbè. Secondo me sti Great Khan c'hanno problemi con i demoni. Sono loro che mi danno la missione di seccare i demoni. Eccoli. Salve. Papa dice, tagliagli la testa e il serpente morirà. Direi che i presidenti hanno i giorni contati. Buono sto lavandino. Ma siete pacifici voi? Cosa vuoi? Ma siete dei pacifici? Mi fate le braci. No, non devo cagare, grazie. Perché se poi ti impalli, no. 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 No, raga, si è incagliato. Ah, no. Oh. Per l'amor del cielo, raga. No. Ve prego. Credo che abbia preso diversi input di sedersi. E li sta tutti smaltendo uno appresso all'altro. Credo, eh. Signorina. Signora, per l'amore del cielo. Sono abbastanza fiducioso che prima o poi mi rilascerà, perché ha finito tutti. Cioè, è come se c'ha in coda una serie di siediti. Poi non riesce a farli, quindi mi rilascia, però prende quello dopo. Credo, eh. Aiuto! Mi spiace molto di essere tramite televisivo di questa merda, francamente.
Dai, raga, vi prego, manco l'ho fatta, vi prego. Ma poi, se avessi capito, mi sembrava una porta, mi sembrava chiuso. Cioè, se avessi capito che era aperto dall'altro lato, manco avrei detto siediti, cioè, che cazzo si siedi su un cesso, cioè. Dai, raga, ma che devo fare? Vabbè, ho salvato poco fa. Salve. Quindi, non sedersi sui cessi, va bene. Vabbè. Ciao amici, che vi avanza del bove qui? Ultimamente si percepisce che le tensioni stanno per scoppiare. Ci sarà presto una guerra vera e propria. Bella, bella addizione, complimenti. Senti, ma c'è un cavo qua? Qua là? Proprio lei? Che cazzo indichi? Quei diavoli dall'armatura nera potrebbero essere nuovi del Mojave. Sono macellai come tutti gli altri. Ce l'avete un capo, qualcuno, una delegazione, qualcuno che mi sa di qualcosa o... Ah, ecco. C'è una mensa, salve. Carl. Papa Khan, va bene. Regis, tu mi dici. E questi sono dei... Questi sono degli augusti avventori. Qua c'è stato il cibo, ma comunque vi trattate bene, ragazzi. Siete bene robetta, mi piace come siete organizzati qua. Avete diletti. Ah! Chiaro di Carla. Ah! Avete delle cosette, vedo, eh? Della religione, fate affari con la religione? Ok, è tempo di parlare. Salve! Bella sta bistecca. E così il cucciolo entra nella tana del lupo. Cosa vuoi, cucciolo? Allora, puoi parlarmi dei tuoi compagni? Vuoi sapere la storia dei Great Khan? È lunga, piena di onore, gloria e tradimenti. Abbiamo sofferto, ma riacquisteremo la nostra gloria. Che vi è successo? Forse vorresti darmi la versione breve. Hai fretta, eh? Molto bene. I Great Khan arrivarono a est della RNC 14 anni fa. Allora dominavamo la zona contaminata e non avevamo padroni. Quando ecco. Ma sottovalutammo le famiglie della Strip, che ci fecero arretrare fino a Bitter Springs, dove restammo fino all'arrivo della RNC, che ci spinse fin qui. Vabbè, siete... Come hanno fatto le tre famiglie a sconfiggerti? Si allearono con House, l'autoproclamato padrone di New Vegas. Li sostenne con le risorse di New Vegas, armi. Tecnologia, Sono io, tanti. House, adesso. Avevano attrezzatura migliore e non potemmo tenergli testa. Cosa è successo a Bitter Spring? Quando la RNC venne nel Mojave, sembrò una preda facile. Ne saccheggiammo le carovane, le città, i Però, campi. Non riuscivano a fermarci. quando ecco. Almeno era quel che pensavamo. Seguirono le nostre tracce fino a Bitter Springs e ci circondarono. Deve stare la scuffia. Quando i nostri bambini, anziani e malati fuggirono attraverso un sentiero vicino, la RNC li fece fuori tutti. Non sembra che qualcosa. Ok, non sembra qualcosa che potrebbe ordinare l'RNC, effettivamente. C'ha ragione, Oh, parlarono di errore di comunicazione, ma vai a dirlo a chi si è visto macellare la famiglia, o ai superstiti che furono banditi da qui. Prima di qualcos'altro. Tipico. Chi sei? Ti fai tutta la strada fino a Red Rock Canyon, entri nella mia casa con questa faccia tosta e non hai Mai ti idea di chi spacco la sia faccia. io. Hai del fegato, te lo Ti concedo. spacco la faccia. Bene, allora ti illumino. Sono il capo dei Great Khan, il Khan dei Khan, se preferisci. Questa è la mia tribù e la mia gente. Ah, fine, così. Arrivederci. Addio. Vabbè. Carla. Salute, nel nome di Caesar. Ah!
Perché Caesar? Cosa... chi sei? Il mio nome è Carl. Il glorioso Caesar mi ha mandato in qualità di emissario dai Great Khan in segno della nostra alleanza. Che alleanza? In cambio della promessa da parte del grande Caesar della cessione di tutte le terre a ovest di New Vegas, i Khan hanno accettato di combattere al fianco della legione al momento necessario. Tocca rompervi il culo. Qual è il tuo ruolo nella legione di Caesar? Sono uno dei frumentari. È mio compito perlustrare la zona contaminata in nome di Caesar. Ma non sei vestito dalla legione. Prendi contatto con qualsiasi tribù che possa rendersi utile. Il mio ruolo è una via di mezzo tra uno scout e un ambasciatore. Sono stato assegnato qui come parte dell'alleanza tra la Legione e i Great Khan. Great. Che cosa vuole leggere dei Great Khan? Nonostante siano stati crudelmente oppressi dalla RNC, i Khan restano pur sempre grandi guerrieri. Ah beh, certo, ce l'hanno l'RNC, quindi servono alleate. E quindi si prende lì la Legione come alleate. Avevo qualche altra domanda. Allora parla. Cosa ne pensi dei Great Khan? È una tribù di ottimi guerrieri, con una gloriosa storia di tradizioni alle spalle. Sarà una degna aggiunta alla legione. Arrivederci. Sì, addio. Ma si può fare qualcosa con questi Great Khan o dobbiamo... Regis! Non ti avevo mai visto. Cosa ti porta dai Great Khan? Che c'ha? Ma ti vuoi dare una lavata? Parlami del Papa Khan. Papa è uno dei migliori capi che i Khan abbiano mai avuto. Ci ha tenuti uniti in tutte le avversità da quando abbiamo lasciato la California. Bitter Springs l'ha cambiato, però. Ha iniziato a odiare veramente la RNC dopo il massacro e a volte temo che questo gli abbia dato la testa. Cosa intendi per l'odio di Papa che avvelena la sua mente? Niente, lascia perdere. Non dovrei parlare di queste cose con un estraneo. Cosa pensi dell'RNC? È una domanda complicata. Hanno fatto certamente cose orribili alla nostra gente e sono contento di aver ucciso molti dei loro soldati in battaglia. Ma non riesco a odiarli allo stesso modo di Papa. Le cose sarebbero di certo state migliori per noi se avessero comandato loro invece di Caesar. Allora, se fossi il capo della tribù e se te lo chiedessero, combatteresti a fianco del RNC contro Caesar? Direi che lo farei se me lo chiedessero, ma è una questione da dibattere perché è Papa che comanda adesso e non va da nessuna parte. Chi sei? Mi chiamo Regis, sono il braccio destro di Papa Khan, nonché il principale responsabile dell'applicazione delle leggi della tribù. Quindi, comportati bene. Ma sei nero in faccia. Arrivederci. A presto. Vabbè, ma sti dialoghi sono inutili, scusate. Leggiamo sto libro che abbiamo trovato, ma cioè veramente non mi è di nessuno interesse. Varie. Io di Carl. Questo diario consiste di note dettagliate e osservazioni del tempo di Carl e di Great Khan. Molte voci entrano in maniera molto dettagliata nella sua opinione sulla loro abitudine selvaggia e barbara. In molti punti diventa filosofico sulle probabilità che la legione di Caesar debba giustiziarne molti. Vabbè, quindi... Non ora ho da fare. Vorrei aprire quella porta. Vabbè. Raga, è stato un relativo piacere, visto che non mi date niente da fare, quindi... Vediamo un po'. Dici casa lunga. State. Spero che non mi sgama. Ti prego un po' di whisky per la mia compagna qui, la mia sega. Armamento dei fucili. Oh. Vabbè, era per prendere sti fucili. Oh. Allora, prendi sti whisky. Distribuiamo il peso. Prendi il whisky, va. Vabbè, è stato inutile, ragazzi. Ah, ma sono pure chiuso dentro. Come se non abbassasse, sono chiuso dentro. Com'è possibile sta cosa? Ma metti in casa, ho finito le forcine, che si fa? Perché mi hanno richiuso dentro? Vabbè. Basta? Tutto qua?
non si passa. Vabbè, sono un popolo pacifico. Pacifico, sono dei mercenari. Là c'è un'arena, quindi sicuramente c'è stato a triggerare combattimenti nell'arena vari. Hanno i giorni contati. Perché deve per la sta distanza voi? Salve. Dannazione, troppe sillabe. Jerry the Punk. Cosa vuoi? Parlami di Gret Khan. Posso dirti che sono un branco di stupidi idioti senza gusto per l'arte. Voglio dire, ti rendi conto della loro iniziazione? Sembra che tu non sei felice di essere un Gret Khan. Forse sei più felice altrove. Già, forse hai ragione. Forse posso trovare la mia vera vocazione, un posto in cui apprezzino la mia poesia. Magari un posto come l'Old Mormon Fort. Se pensi. Credi che i seguaci dell'Apocalisse mi prenderebbero? Mi ricordo tutti i libri che ci portavano quando facevano visita alla nostra tribù. Forse posso chiedere io per te. Sul serio? Grazie. Insomma, ci andrei io stesso. Ma se rifiutassero, i Khan non mi riprenderebbero e io rimarrei da solo. Cosa ne pensi dell'alleanza di Khan con Caesar? Aspetta, di cosa stai parlando? Ora siamo alleati di Caesar. Tipico. Nessuno mi dice mai niente. Cosa stai facendo? Oh, niente. Sto solo cercando di caricarmi per l'iniziazione. Di nuovo. Mi era sembrato di capire che scrivessi poesie. Oh, hai sentito? Ok, lo ammetto. Stavo scrivendo poesie. Lo so, non è un passatempo da Great Khan. I seguaci dell'Apocalisse sono venuti nel nostro campo quando ero piccolo e hanno portato alcuni vecchi libri. Passavo ore a leggere le poesie prebelliche. Perché la poesia non piace Gret Khan, al Gret Khan? Hai visto questa tribù? Se non è una ballata epica di ubriaconi, teste sfasciate e lamenti, credono che sia una perdita di tempo. Cos'è questa iniziazione? Tutti devono farlo. Beh, tutti quelli che vogliono essere Khan. Ti buttano nel ring e ti massacrano per un minuto. Ma vado un attimo da Caesar. Se sopravvivi, sei dentro. Non sembra così male. Certo, forse no se sei un enorme idiota come Regis o sei strafatto come Jack. Io ci ho provato 5 volte e non l'ho ancora fatta. Perché mi finisce la conversazione? Cosa? Vorrei sentire la tua poesia, non è vero, eh? Davvero? Dici sul serio? Ok, bene, allora vado. Questa parla della ragazza che amo. Ma non hai la voce di questo. Avete 2 doppiatori in totale in questo gioco. Come le creste di un Deathlow. I suoi occhi risplendono come melma radioattiva, brillando grazie alla luce dell'amore. Ma quando le parlo, lei ride, mi prende in giro e mi fa picchiare dai suoi fratelli. Sei un coglione. Oh, perché le ragazze carine mi odiano? È finita. Che ne pensi? Wow, mica male. Ti è piaciuto? Wow, sei la prima persona che me lo dice. Devo muovermi. Allora, Jessup. Fanculo, Ben. Gli faremo pagare la pugnalata alla schiena. Ci conosciamo, tu e io? Cosa fa rima con intrepido? Chiedo se ci siano parole che fanno rima con caso. Forse dovrei scrivere qualcosa. Vabbè, quindi potrei entrare nei Gret Khan se facessi a Bontle. Signorina, lei con questo cosa mi dice? I veterani di Caesar si stanno sbarazzando in fretta della RNC. O almeno è quello che. Allora. Fa una cifra di...
Bah. L'inutilità di queste tende regna veramente sovrana. Zio cane. Queste tinture rupestri. Boh. Vabbè. Sembrano pure i cartoni animali, qual è il faccetto? Vabbè. Andiamo un attimo a parlare con... Missioni con Great Khan. Scusami, con i seguaci dell'Apocalisse. Crimea River. River. Qua che è? Ah, ok, questo si può togliere. Vendiamo pure delle cosette, direi. Andiamo a vendere un po' di cosette, va. Salve, allora, tu che c'hai? Niente, tu? D'accordo, vediamo cosa sai fare. Salve. Benvenuto, signor. 8.000, bene. Questo 5. Ah, fucile caravan, questi tutti. .556, ma c'ho di meglio. Fucile laser, prendi tutto. Lanciafiamme. No, mitra 19 mm, prenditelo. Revolver magno, prenditelo. Armatura di combattimento metallica, questa prendito, veterano ci riteniamo, questo prendito, il moda recluta, va, questo è da tendere, ok, aiuto, ok. Va posto, 6050, va bene. Non male. Torna. Ok, liberi. Adesso andiamo dai seguaci.
Attenzione! Attenzione, siamo! Cerchi della roba, amico. Così bravo, hai avuto abbastanza! Ecco, cosa faccio? Ecco la vita freeside per te. Non serviva. Pure meno, insomma. Ehi, se quello che... Grazie. Il topo! Ma io lo devo aiutare, quel ragazzo. Ale, non... gente muore a caso, vabbè. Ehi là, hai fatto un bel lavoro, ragazzo. Contento di averti qui. Come sono io? Dove sta la signorina lì? Cassa mia. Salve. Chi è che mi spinge? Ehi, è un Allora. Penso di aver trovato qualcuno che potrà provvedere le tue scorte. Fenomenale. Chi hai trovato? I gemelli Garrett. Forniscono droghe e alcolici a Freeside. Dal mio punto di vista, sono semplicemente fornitori più organizzati. Migliorando l'attrezzatura per la produzione, aumenterebbero i rifornimenti di medicine e alcolici. Come aiuterebbe Freeside questa cosa? Allora... Avendo a disposizione un'eccellenza di scorte, potresti usare i tuoi tappi, la tua influenza per espanderti? Buon punto. Non pagheremmo nulla per i rifornimenti, ma concederemmo una parte dei nostri avanzi alimentari non so di che stiamo parlando. Per la produzione di etanolo. I rifornimenti alimentari ci arrivano dai contadini della zona contaminata, nelle vicinanze, in cambio di servizi medici. Quindi potremmo utilizzare i nostri tappi per aiutare Freeside. Di ai Garrett che continueremo a far funzionare l'attrezzatura per la produzione in cambio di rifornimenti. Grazie per l'organizzazione. Non ho capito. Sei stato fantastico. Ho incontrato un bambino che è insoddisfatto della vita di Red Khan. Lo accetterai tra i seguaci? Cerchiamo sempre nuovi membri. Ha qualche abilità particolare? Ah. Ovviamente è un'anima luminosa e sensibile e gli piace la letteratura. Perfetto. Sono secoli che Ezekiel mi assilla per trovargli un nuovo assistente. Di al ragazzo che lo prendiamo. Arrivederci. Ehi, è un piacere. Ciao. Buonanotte, eh? Va bene. Possiamo da questa posizione fare il viaggio rapido? No, che errore. No. Tutto sbagliato. Che deficiente, raga, non ho salvato il viaggio rapido. E così. Non ne salviamo un po', eh. Tanto andiamo qua. Salviamo tutta sta zona. Io devo ancora capire di chi sono le teste, a che servono le teste che mi sto portando, di demoni che mi sto portando appresso, non so. Servirai un drink. Ti ho dato un whisky, ti ho dato. No! Mi spiace una cifra.
Cavernopa. Vabbè. Allora, facciamo una bella cosa, andiamo. Allora, prendiamo questi checkpoint che si trovano da queste parti. Quella mi sembra un po' lontano. Vabbè, la prendiamo e torniamo indietro. Dopodiché voglio un attimo fare un salto a Caesar e vedere se mi insegna a fare il combattimento. Se il legato mi insegna a fare il combattimento a mani libere. Poi torno a vedere se è possibile far lottare per diventare uno dei Great Khan per qualche motivo. Va bene. Poi se non ci stanno altre linee di possibilità con Great Khan, ce ne torniamo da Yes Man finalmente. Iniziò il combattimento. Tu vieni sotto, io ti ammazzo. Vabbè. Quella cittadina non mi sembra ridotta decentemente, insomma. Poteva andare meglio, diciamo. Coglioni questi. Ma si è curato? Ma è uno dei... Smack my bitch up! Prodigy. Buono. Raga, ma erano giusto... C'hanno l'armatura figa questi. Raga, era necessario? Chiedo, eh. Alzati su, che stai a fare per terra? Che cazzo. Pure questa arma di mischia non è male. Vabbè. Dove era quello con l'armatura figa?
Dove è morto quello, scusa? Dov'è? Ma poi chi l'ha ammazzato dei nostri? L'ha ammazzato il robottino lì? Oh, voglio lottare quello lì morto a caso, dai, dove sta? Non me ne vado, te lo dico, finché non trovo quel cadavere con l'armatura figa tutta abbocchiata. Non c'è, se lo siamo sognati, raga. Se lo siamo sognati. Ciao. Vabbè. Direi di proseguire. Ma poi non si entra da nessuna parte qua. Cioè, è un luogo inutile, una cittadina con delle vipere e basta. Boh. Vabbè, torniamo a noi. Ok, direi di prendere anche questo. Vabbè. Non vorrei perdere tempo con delle mantidi, francamente. Ok, metti un po' qua. Andiamo amici, non perdiamo tempo, su che pure stanotte abbiamo dormito all'aperto. Come si regge quella... quel fucile di preciso? Magnetico? Non potevo sbloccarlo già l'altra volta. Vedo una cosa laggiù. Ehi. Ma che? Ehi. È possibile che non si può fare niente in questo luogo? Ehi!
tuo. Farina. Mi ho rubato farina, raga. Spero che abbia un buon valore di mercato farina in questo mondo. Jack, Diane. Ciao. A lei. Wow, nuovo tipo. Tipo, cosa fai qui? Che cosa? Beh, non facciamo niente. Facciamo gli incantesimi. Ah, capisco. Che d'accordo, allora, che cosa fai? Noi facciamo la roba che ti tira su. Cosa ti serve? Jet? Psycho? Un po' di Med-X per alleviare il dolore? Siete spacciatori? No, amico, siamo più fornitori di medicinali. Sì, c'è altra gente che vende quella roba là. Diane si occupa soprattutto di quello. Come siete entrati in questo settore? Direi che avevo solo un talento naturale. Da ragazzo, questi tizi chiamati seguaci dell'Apocalisse vennero nel nostro campo. Conoscevano tante stravaganze scientastiche e ho assorbito tutta la chimica che potevo. Diane è portata per gli affari, così abbiamo unito le forze. Chi è Diane? Diane è la mia donna, amico. Ci occupiamo uno dell'altra da una vita, da quando morirono i nostri genitori. Ora insieme ci occupiamo dei Khan. Parli un po' dei Great Khan. Siamo una famiglia, capisci? Ci hanno sempre protetti, assicurandosi che avessimo qualcosa da mangiare e un posto in cui dormire. Papa può sembrare un orsone arrabbiato, ma dentro è tenero. Regis è figo, fa un po' paura, ma è figo. Gli altri sono troppo forti, anche Jerry. Chi è Jerry? Ah, gli altri tizi lo chiamano Jerry il teppista, però è un po' esagerato. Credo che sia solo un animo sensibile e bisognoso di affetto. In genere è giù al poligono di tiro, se vuoi salutarlo. Vorrei tirare un po' di... su un po' di tappi, c'è lavoro per Mu? Diane gestisce la maggior parte delle transazioni di questa piccola impresa, ma sono sempre pronto a nuove ricette se possiedi la scintilla. Scienza, uno studio di ricette per medicine che ti farebbero comodo, posso insegnartele. Alla grande, che cos'hai? Posso insegnarti a fare lo slasher. Perfetto, andiamo. Sto insegnando come si... Stupendelizioso! Così dovremmo riuscire a raggranellare i tappi. Cosa ti devo? Un sacco di soldi. Alcuni tappi mi farebbero piacere. Eccoti qualche ninnino per appesantirti le tasche. Allora, ho altre ricette. Posso iniziare a fare le part-time mentats. Vabbè, quindi questo è giusto per prendere esperienza e... Stupendelizioso! Allora, tappi... Mi voglio droga. Posso iniziare a fare i rocket. Perfetto. Stupendelizioso. Così dovremmo riuscire a Vai. Non pensarci niente. Cosa ne pensi di Caesar? Guarda, amico, io e Diane non ci occupiamo di politica, chiaro? Realizziamo solo il prodotto e facciamo sì che arrivi a destinazione. Certo, Caesar è una rottura, ma finché collaboriamo non ci interessa con chi se la fanno quelli che comandano. Ok, cos'hai da vendere? Ho delle robe da vendervi che vi ho rubato. Beccati il fixer, beccati il jet. Ma non c'è i tappi, che te do? A nulla. Ok, allora, sei messo bene qui, hai mai pensato di produrre medicine più utili? Cosa vuoi insinuare? La roba che vendo basta già per sentire la gente stupida e deliziosa. Ma pensa a tutta quella gente che abusa di Jet Psycho, fa male al tuo karma. Wow, hai ragione. Allora. Devo iniziare un progetto collaterale di creazione di medicinali per tener pulita la mia aura. Bene. Come va il lavoro medico? Me ne sto già occupando. Ho già racimolato 2 steampack, ma se hai altre ricette le accetto. Posso darti adesso... Ok... Posso iniziare a fare Super Steampack. Perfetto, andiamo. Avrei dovuto sentire le storie dei Khan molto. Ma l'Hydra quindi è buono? Stupendelizioso. Pensavo all'Hydra, ma ora non ne sono così certo. Bene, forse. Quindi sopravvivenza, vabbè.
Arrivederci, no? Calmiamoci. C'è lei che mi devi dire? Non sei uno dei soliti. Che vuoi? Cosa fai qui? Praticamente impediamo che i Great Khan si disgreghino. Jack prepara le medicine. Io organizzo i corrieri e i carichi. E così voi siete spacciatori? Forniamo alla gente ciò che vuole, invece delle cose che la nostra tribù necessita. Non vogliamo essere giudicati. A chi vi la vendete? Effettuiamo cariche regolari in molti insediamenti del Mojave. Ultimamente, gran parte dei nostri affari vengono dai demoni. Personalmente penso che siano strani. Ma a Papa piace il fatto che si facciano di psycho e poi diano fastidio alle pattuglie dell'RNC. Buonasera, se ho ancora qualche domanda. Tipo cosa? Parlami un po' di Great Khan. Ti risparmio una lezione di storia. Se vuoi conoscere tutta la storia, parla con Papa Khan. Non parla mica Le quello. Le cose sono difficili ultimamente. Nonostante Jack, che lavora a tempo pienissimo, e i miei corrieri che fanno consegne tutti i giorni, facciamo fatica ad andare avanti. Forse questa alleanza con Caesar sarà d'aiuto, ma non saprei. Perché le cose sono così difficili? Red Rock Canyon non è un luogo molto accogliente. Non c'è cibo, c'è pochissima acqua e non c'è nulla che possa essere di interesse per nessuno. Non mi sembrate malnutriti voi. Inviavamo pattuglie per ottenere i rifornimenti, ma da Bitter Springs non abbiamo un numero sufficiente di persone. Cambiamo argomento. Vorrei tirarsi un po' di tappice, lavoro per Mu? Sembri sapertela cavare. D'accordo, facciamo così. Anders, uno dei miei corrieri migliori, avrebbe dovuto fare il rapporto tempo fa. Se riesci a scoprire cosa gli sia successo, ti do del lavoro vero. Certo, dimmi solo chi sto cercando e da dove cominciare. Circa 3 settimane fa ho inviato Anders in direzione sud-est per trovare un percorso in Arizona e aprire un nuovo mercato per i nostri prodotti. Avrebbe dovuto essere di ritorno 2 giorni fa, ma non si è fatto vedere. D'accordo, sarò di ritorno non appena ho notizie. Grazie. Dimostra di essere affidabile e avrò altro lavoro per te. Sì. Messa bene, Diana, ragazzi. Okay. Sì, cos'era? Sì, comunque. Va bene. Allora. Ok, allora ragazzi, direi che per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima. Vediamo un po' di far risolvere questa situazione qua dei Great Khan, di questa che ha perso la tizia che fa la corriera, l'ha persa. Andiamo a risolvere quella, facciamo un salto da Caesar e poi vediamo un attimo se quei Great Khan è fatta, è finita. In quel caso andiamo direttamente da Yasmin. Alla prossima.